Noi abbiamo messo a disposizione la nostra rete nazionale di 19.000 farmacie, che sono un presidio fondamentale e indispensabile del territorio, per poter inoculare il vaccino in supporto all'attività del medico di medicina generale. Per ottenere questo però è importante che venga attuata un cambio normativo che è fermo al Regio Decreto del 1994, che impedisce al farmacista di inoculare il vaccino in farmacia. È chiaro che non vogliamo sostituirci a nessuno, è un atto di integrazione, un momento importante nel quale il Paese deve affrontare un'emergenza, e come è successo in Francia, un momento qualche giorno fa, dove le farmacie è possibile, per i farmacisti in farmacia è possibile inoculare il vaccino, ci auguriamo che anche questo possa succedere in Italia. Come del resto succede in 14 paesi su 28 in Europa, in UK piuttosto che negli Stati Uniti, dove il farmacista è abilitato dalla legge a effettuare il vaccino antinfluenzale presso la propria farmacia. Oggi, dalla rimodulazione della conferenza delle regioni, stimolata dal ministro Speranza, sono arrivate 250.000 dosi di vaccino presso le farmacie a livello nazionale. Ci auguriamo che attraverso l'impegno di Federpharma, l'impegno del ministro, si possano attivare canali alternativi per dare alle farmacie la possibilità di dispensare il vaccino a questa fascia fondamentale per il Paese, non solo nell'interesse della difesa della salute pubblica, ma anche del mantenimento dei livelli di produttività di una fascia attiva che costituisce proprio l'asse produttivo del Paese stesso.